Se questo video raggiunge i 4.000 mi piace, ragazzi, Ronaldo Junior ruberà la Lamborghini Urus a suo padre. Quindi faremo un attimo la guardia alle auto. Se noteremo qualcosa, ragazzi, saranno mazzate di fuoco. Però se vedi uno sconosciuto, linciagli le balle. Cercate rogna? Volete prendervela con Ronaldo Junior e McGregor? Ti penso io, tieni! Devo cercare di arrivare da mazzaia! Tieni, colpo segreto, 2 in 1, no, mezzo! Ok, ragazzi, siamo seriamente... Ah! Oddio! Massacrato! Ragazzi, è sparita la Lamborghini Urus. Ciao pagliacci e pagliacce, qua è Megozzo e ben ritrovati su questo nuovo video sul mio canale. Attenzione, perché questo qui sembra essere veramente un video molto decisivo e molto importante per quanto riguarda i nostri protagonisti. Perché sapete che nello scorso episodio Ronaldo aveva rubato la Lamborghini Urus da Icardi, Ibrahimovic, uno dei due, aveva fatto casino allo strip club e sono andati a denunciare Ronaldo, e quindi adesso sembra che le cose stiano evolvendo un po' veramente male per il nostro grandissimo calciatore. Quindi Ronaldo Junior, ragazzi, e attenzione, torna Conor McGregor, cercheranno di fare il possibile, perché succederanno cose, io ve lo dico, ve lo garantisco. Quindi mi raccomando, perché sarà veramente un video molto speciale per quanto riguarda Ronaldo Junior e McGregor, che tornano insieme, quindi tornano un vecchio personaggio. Vi ricordo che a fine video saluto gli ultimi 5 notifiche di Instagram, per cui guardate fino alla fine, così scoprirete se siete stati salutati a fine video. Quindi mi raccomando, cercate anche chiocciola Rialento, ricordate qui in descrizione, così mi potete seguire. Eccoci qui, e siamo con Ronaldo Junior, che attenzione, oggi ha la felpa Supreme rosa sgargiante, che proprio ti fulmina gli occhi. Infatti io guardare quella felpa, ragazzi, mi si stanno fulminando quasi gli occhi. Allora, come vi avevo già detto all'inizio del video, nella intro, papà, ragazzi, è stato portato un attimo in caserma per parlare e discutere con Icardi di questa cosa qui della macchina, per il casino che ha combinato lo strip club, che poi quell'infame manco mi ha invitato. Vabbè, io per sicurezza, ragazzi, siccome mi sento che sta per accadere qualcosa, ho chiamato McGregor, che dovrebbe arrivare a breve, e il tempo non promette niente di buono, però vabbè, forse tra un po' esce il sole, ora vediamo. Comunque stavo cercando, ah, eccolo qui il Rex. Ragazzi, voi giustamente, alcuni di voi ogni tanto si chiedono che fine ha fatto Jasmine, che è da un po' di episodi che non la vediamo, e che fine ha fatto soprattutto Rex, il nostro cane preferito, che, sapendo che sono morti gli altri due, abbiamo solo lui. Però col poco tempo che abbiamo, ragazzi, è veramente difficile ogni tanto stare insieme a lui. Tra l'altro devo anche andare a Jasmine, la casa che Ronaldo Junior ha comprato, vi ricordo, che sta ancora da sola. Però ragazzi, prima voglio risolvere questa situazione, sebbene non mi interessi molto di papà e delle sue macchine, ma comunque voglio risolvere questa situazione qui, perché la Lamborghini Urus piace a me e un giorno potremmo anche prenderla. Anzi, se questo video raggiunge i 4.000 mi piace, ragazzi, Ronaldo Junior ruberà la Lamborghini Urus a suo padre. Bella così. Beh, dai Rex, devo andare a vedere se è arrivato McGregor, ci sentiamo dopo. Oh, cazzo è Ronaldo Junior di qui, dai. Andiamo a vedere se è arrivato McGregor, ragazzi, perché senza di lui non possiamo fare niente. Anche perché oggi era giorno libero di tutte le guardie, quindi non c'è nessuno. Quindi ho deciso di chiamare proprio McGregor per quanto riguarda l'aiuto che ci deve dare. Bella McGregor, come va? Scary! Va bene, allora ragazzi, sto spiegando a McGregor, ora spiegheremo a McGregor perché mi ha fatto venire qui. Perché la casa è abbandonata, cioè nel senso c'è solo Samantha, la donna di pulizia, e l'uomo delle pulizie. E se dovesse venire qualcuno, ragazzi, farebbe letteralmente piazza pulita di tutte le auto che sono qui. Quindi McGregor, mi raccomando, non dobbiamo assolutissimamente permetterlo. Anche perché sapete che c'è la Lamborghini Urus, la Porsche 918 Spider, un modello leggendario, e la Mercedes AMG GTR, se non ricordo male, che anche questa è veramente un'auto bella. Insomma, le auto più belle adesso si trovano qui, a parte la Lamborghini Supreme, ragazzi, che si trova giù blindata nel garage. Per cui, siccome mi sento che succederà qualcosa di brutto, cioè, o meglio, non è che mi sento che succederà qualcosa di brutto, forse qualcuno vorrà vendicarsi, chi dello strip club, chi Ibrahimovic o Icardi, quindi faremo un attimo la guardia alle auto. Se noteremo qualcosa, ragazzi, saranno mazzate di fuoco. Sei d'accordo, McGregor? È d'accordo, penso. Penso di sì. Dai, siamo pronti. Ronaldo Junior con questa felpa della Supreme Rosa, ragazzi, può battere chiunque, veramente. Gasatissimo. E soprattutto quella felpa mi acceca gli occhi.
davvero, per quanto cavolo è rosa. Mentre McGregor dà l'occhiata, diciamo, da quella parte, perché comunque essendoci cespugli e tutto il resto, e volendo è facile anche infiltrarsi. Io ho chiamato giustamente Chop, guardate quanto è bello! Io giustamente, ragazzi, ho chiamato Rex, guardate quanto è bello il nostro cane. Così, ragazzi, giustamente, se c'è qualche sconosciuto può darci una mano. Vi ricordo che è comunque un pitbull ed è comunque aggressivo quando serve. Non è che siccome ha questi occhi bellissimi, docili, e questa linguetta che fa su e giù, vuol dire che non fa del male a nessuno. No, ragazzi, invece io adesso mi piazzo qua sopra, sali un po' Ronaldo Junior, e vediamo un po' di avere una panoramica di tutto. Che poi non ho capito perché il cancello è aperto, sinceramente. Però vabbè, forse la mamma l'avrà lasciato aperto. Quindi, ragazzi, se vediamo qualcuno, dobbiamo cercare di fermarlo all'istante, perché qui nessuno deve entrare. Qui comandiamo io e McGregor, regà. Ronaldo Junior e McGregor comandano qui adesso, e ovviamente anche Rex. Quindi, Rex, se vedi qualcuno, se senti qualcosa, azzannalo. So che non mi capisci, però se vedi uno sconosciuto, linciagli le balle. No, forse è troppo cattivo, però insomma, vedi che devi fare. Sali qui sopra Ronaldo Junior, che abbiamo una buona panoramica. Ragazzi, giustamente McGregor mi sta dicendo che se non dovesse arrivare nessuno, ovviamente non è che può trascorrere la giornata tutta qui con noi e se ne va. Quindi mi sembra normale, ragazzi, non è che può stare tutto qui il giorno con noi. Io l'ho chiamato solo per sicurezza. Che stai guardando? Oh merda! Che sta succedendo qui? McGregor, corri! McGregor, vieni a vedere! Oh, che cacchio volete da qua voi tre? McGregor, ti prego, aiutami! Hanno due mazze e sono pure grosse! E soprattutto mi farò male! Che cosa ci fate qui? E soprattutto, young signorino, che sei venuto a fare? Volete rogna? Cercate rogna? Volete prendervela con Ronaldo Junior e McGregor? Questo è pane per i vostri denti, porca miseria! E soprattutto tu, che cavolo vuoi ancora, eh? Ragazzi, young signorino sta dicendo che è incazzato nero perché gli abbiamo fatto perdere il concerto, abbiamo fatto casino, e adesso lui è venuto qui per vendicarsi e quindi spaccare completamente tutto. Quindi fatemi capire, se siete venuti con due mazze per spaccare tutto e adesso vogliono menarci anche mazzate, va bene? Fatevi sotto. McGregor, sei pronto? Inizia lo scontro. Ti penso io, tieni. Ok, ragazzi, attenzione, non ci credo, sta iniziando il bordello. Praticamente non si sta capendo che sta succedendo. Siamo io e McGregor contro questi boom. Devo cercare di levare la mazza. Il problema è che il nostro fantastico Rex sta pensando che forse stiamo giocando, invece questa è una situazione seria. Dio, è colpo segreto, due in uno, no, mezzo. Devo cercare di togliere la testa. Dobbiamo prendere la mazza, uno dei due. 1, 2, 3, colpo segreto. Non ci credo, l'hai lisciato malissimo. Aia, Ibrahimovic pure da sopra. Ok, ragazzi, siamo nei guai. Ci hanno letteralmente stordito. La faida, diciamo che si conclude forse qui. Cioè, non lo so, ragazzi, sta ancora caricando GTA, non so che sta succedendo. Invece no, ragazzi, con la vita praticamente a zero, non si muove un cazzo. Ronaldo Junior sta scappando, non ci credo. Oh mio Dio, Ronaldo Junior, dove vuoi andare? Stai facendo il giro della casa. Ragazzi, non so che fare, attenzione. Piedi sto colpo segreto. Ah, no, Ronaldo Junior sta per perdere i sensi, ragazzi, sta per perdere i sensi. È solo un bambino di 13 anni contro uno campione di arti marziali e due pazzi. McGregor, alzati. McGregor, ragazzi, è svenuto. Forse ha fatto l'allenamento prima di venire, ma posso solo andare a colpi segreti. E tra l'altro manco li azzecco. Aia. Così rischiamo, ragazzi, va bene. L'avete voluto voi, l'avete voluto voi. Entra qui Ronaldo Junior, entra. Mettili sotto, mettili tutti sotto. Metti in moto, metti in moto. No, no. Ok, ragazzi, siamo seriamente. Oh, oddio. Massacrato. Oh mio Dio, ragazzi, young signorino ci ha massacrati definitivamente stavolta. Oh no, Ronaldo Junior, no. GTA sta caricando di nuovo per l'ennesima volta. Io quanto ho dormito, ragazzi? Soprattutto, che è successo? Sì, porca miseria, Ronaldo Junior, alzati. Ci sono i Ibrahimovic e young signorino. Quei bastardi si sono alleati per metterci contro di noi. Ronaldo Junior, alzati! Ragazzi, allora, c'è un problema grave. McGregor si sta scusando e sta dicendo che è svenuto e non era veramente in forma oggi. Ma il problema grave è che, ragazzi, è sparita la Lamborghini Urus. Si sono rubati la Lamborghini Urus e non c'è più. Stranamente che non si siano cioè, è strano che non si siano rubati anche la Mercedes e la Porsche. Forse sono modelli che si trovano. E tra l'altro, ragazzi, guardate,
I vetri di quest'auto sono completamente rotti, devastati. Anche della limousine, guardate, hanno completamente rotto il parabrezza, tutti gli altri vetri, e ammaccato addirittura la macchina facendo dei buchi. Ronaldo Junior, non ti affaticare troppo se ti fa male il ginocchio. Ray Gregor, sì, ho capito. Questo mi sembra un lavoro per Ronaldo Junior, McGregor e qualche altro. Faremo una super squadra, una squadra cazzuta, ragazzi, e la chiameremo Ronaldo Junior Squad. Bella, così. Ecco, vedete, mi è arrivato il messaggio di Ronaldo Junior che dice: Omega, porca miseria, sono d'accordo. Per cui, ragazzi, decidete nei commenti chi deve fare parte di questa squadra, perché questo è un lavoro che va fatto come si deve, ragazzi. Se deve far parte, se ci devo far parte io, che sono anche nel gioco, se ci deve far parte qualcun altro, decidetelo voi nei commenti. Chiedo scusa, perché è la prima volta che fallisce qualcosa, perché poverino, ragazzi, non è riuscito a farcela, non lo so, è stato veramente debole. Quindi, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, un bel pollicione in su per il ginocchio di Ronaldo Junior, un commentone su chi deve far parte della squadra, perché ragazzi, a questo punto è partita la guerra vera e propria. Vi ricordo di iscrivervi al canale, cui vi ringrazio già adesso se lo fate, per non perdere i prossimi episodi, quindi importantissimo, fatelo. E vi ricordo che in descrizione trovate le maglie ufficiali di Omega Gozzo in edizione limitatissima. E adesso, miei cari ragazzi, saluto le ultime 5 notifiche di Instagram. Saluto Riccardo Farinati 04, Coraggio Alessandro, AdFox67 OfficialTube, Marco 3405 e Enrico 1207. Questi sono i 5 di oggi, ragazzi. Mi va qui su Instagram Ronaldo Junior e mi va a seguire, quindi fate come ha fatto lui. Lo trovate qui, basta cercare Real Anthony e mi cercate, mi da seguire e avrete la possibilità di essere salutati. Direi, ragazzi, che Ronaldo Junior ha bisogno un po' di riposo, lo vedo un po' che si sta tirando per non piegarsi troppo sulle ginocchia. Entra in casa, qua è Omega e ci sentiamo al video di domani. Ciao!